Eccoci ad Anguillara, un paese davvero caratteristico che oggi riscopriremo sia per quanto riguarda le sue tradizioni, ma soprattutto oggi siamo qui per una grande manifestazione, una manifestazione sull'immagine, sui colori, sulla fotografia, sulla visione, ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Seguitemi. Anguillara con vista è un titolo che ha un doppio significato. Il significato è quello di rivalutazione e promozione del centro storico. Anguillara è un paese enorme di 15.000 abitanti, quello più vicino a Roma, paradossalmente è quello meno vissuto dai turisti. E noi appunto rivendichiamo piuttosto il diritto e il dovere di aprire questo centro storico, di farlo conoscere, praticamente godere proprio alla gente, perché è ricco di piazze, ricco di discorsi paesaggistici, è veramente un posto ameno. Una delle ipotesi per quanto riguarda il nome del paese è legato ad un busto che rappresenterebbe la dea Ilaria. Questo, diciamo, un busto che era inserito in un piccolo tempio che era sulla sommità del paese ha dato il nome ad Anguillara. Invece l'altra ipotesi... C'è un'altra ipotesi, forse più attendibile della prima. Si presume che una villa appartenuta ad una nobile romana, Rutilia Polla, che è stata edificata proprio dove il promontorio forma un angolo, e quindi la villa ha preso il nome di Angularia perché formava un angolo. Da questo nome Angularia, dalla villa Angularia, deriverebbe il nome di Anguillara. E i resti di questa villa sono ancora visibili in Vicolo della Grunnarella. È intitolata Pescoso il Lago. E recita così: pescoso il lago e tanti so i bagnanti di questa vasca limpida e pulita che ha fatto nascere tanti naviganti che ha solcato i mari della vita. Il luogo è bello e facile a descrivere. Vulcana fu l'origine del lago, li prati verdi e tanti altri colori che fan palpita il cuore agli amatori. Questi dintorni han tutti una pendenza, come se avessero un obbligo di dare, ma l'acqua gliene fa riconoscenza che tutte le colline fa specchiare. Bellissima questa poesia. Nasce dal cuore di un anguillarino questa. Se vuoi vedere li fii poverelli, pescator dell'onde e cacciator d'uccelli. È un artista di arte contemporanea, Andrea Colaianni, mediterraneo, ci tengo a dirlo, napoletano di origini. Queste piccole aste insomma, che sono sensibili al vento vogliono cogliere la sensibilità degli esseri umani, che comunque c'è sicuramente, anche se ci vuole molto lavoro per fare in modo che ci sia relazione tra le persone piuttosto che guerre, battaglie, incomprensioni. E quindi a me piace molto andare in giro nei luoghi non deputati, non nei musei, nelle gallerie come ho fatto fino a una dozzina d'anni fa, perché è lì che c'è la gente, è lì che l'arte, insomma, secondo me assolve il suo ruolo. La manifestazione dove c'è arte c'è tutto, l'arte è tutto. Molti bambini non conoscono nemmeno la provenienza, non so, di una zappa, chi le usa, gli attrezzi. Diciamo, cioè, le bucce di fagioli con i semi in terra, loro sanno che queste cose qui le comprano al supermercato, ma certo, in realtà sono prodotti della terra.
perché la creatività è quella che distoglie la mente dell'uomo dalla guerra, è una crescita interiore, sempre. A cavallo a una camella, a cavallo a una camella. Adesso facciamo un piccolo rituale. Vieni sul lato, apriamo con la mano destra e la sinistra qui è la bottiglia. Pino Pontuali. Io sono musica tradizionale. Lo stornello era l'unico modo consentito in passato tra un uomo e una donna non sposati tra loro di comunicare, perché se comunicavano direttamente senza stornellare, la donna era una poco di buono e l'uomo invece era un donnaiolo e basta. Ma come pure era consentito con lo stornello in passato parlare male del datore di lavoro oppure parlare male anche del governo, no? Per esempio: padrone, se vuoi vedere lo grano, ci vanno maccheroni e vino buono, ci vanno maccheroni e vino buono. Oppure quando un uomo voleva mandare un messaggio d'amore: ci avete i capelli da bella fata, la mantili tirate a calamita, la mantili tirate a calamita, per far memoria a me bella senata. Anguillara con vista, il linguaggio visuale, il linguaggio delle immagini, è un linguaggio moderno, un linguaggio privilegiato dalle giovanissime generazioni, però in fondo è anche un salto nel passato, perché prima di mettere in crisi il linguaggio alfabetico, il linguaggio scritto, da leggere, il linguaggio visuale è sempre esistito, i graffiti nelle caverne sono quelli che hanno raccontato gli episodi di caccia, gli episodi di vita della preistoria. Allora, siamo qui con Ascanio Celestini, vincitore del premio. E del premio Anguillara con vista. Impressioni di questa manifestazione? Mi sembra una cosa molto bella, insomma. La conoscenza mia di Anguillara è attraverso mia nonna. E mia nonna ne parlava raccontando soprattutto delle storie che erano fiabe, storie di streghe. Per cui, per quello che ricordo io della mia infanzia, Anguillara è il luogo delle fiabe. Per cui venire qui chiaramente significa per me riconoscere i luoghi di cui parlava mia nonna, gli oggetti, e immaginare che siano veramente quelli lì, insomma, i luoghi che stavano nelle sue storie. In te, che quando ti guardi allo specchio non hai paura di essere te stesso, non temi di essere un sogno.